Sono tra le più piccole sculture del mondo e sono per metà presepi, per metà opere ispirate alla Divina Commedia, 42 gusci di noce, di cui 30 sull'inferno, 11 sul purgatorio e uno solo sul paradiso, 33 presepi in oggetti differenti e variegati, la noce di cocco, dove sono contenuti 5 ponti, una ventina di personaggi, oltre ovviamente alla natività, e si arriva appunto al presepe più piccolo in un seme di canapa, passando per un pistacchio con due villaggi e un paesaggio immenso alle spalle. Don Antonio creava i personaggi a partire da goccioline di pittura a olio essiccate e scolpite. Le teste sono granelline di polpa di pera, un presepe più piccolo, è un presepe in un seme di canapa di 3 mm. Siamo a Napoli, nonostante il mio accento assolutamente non partenopeo. Il posto dove ci troviamo si chiama Museo Divino, è una collezione che si chiama Same, dal nome dell'artista, che si chiamava Antonio Maria Esposito ed era un sacerdote, e lui nel corso della sua vita, dalla metà del Novecento fino alla fine del Novecento, ha creato delle miniature meravigliose che sono tra le più piccole sculture del mondo e sono per metà presepi, per metà opere ispirate alla Divina Commedia. Alle mie spalle c'è una grotta grande, la più grande grotta che c'è in questo museo, dove c'è il presepe più piccolo, è un presepe in un seme di canapa di 3 mm con 3 sculture dentro. Queste opere sono, oltre che piccolissime, molto molto belle. Don Antonio creava i personaggi a partire da goccioline di pittura a olio essiccate e scolpite, le teste sono granelline di polpa di pera. Sono rimasta incantata e quindi mi sono presa, insieme ad altre fanciulle napoletane e non, il piacere di curare questa collezione, di prendercene cura e farla conoscere un po' più approfonditamente. Allora, qui in mostra ci sono 33 presepi in oggetti differenti e variegati. Si parte dal più grande di tutti i presepi, che è una noce di cocco, dove sono contenuti 5 ponti, una ventina di personaggi, oltre ovviamente alla natività, e si arriva appunto al presepe più piccolo in un seme di canapa, passando per un pistacchio con due villaggi e un paesaggio immenso alle spalle. Noi abbiamo potuto ammirare e apprezzare enormemente anche la parte dedicata alla Divina Commedia. Sono 42 gusci di noce, di cui 30 sull'inferno, 11 sul purgatorio e uno solo sul paradiso, che vale per tutti quanti, e sono proprio rappresentazioni dettagliate dei passi danteschi, a partire dalle Malebolge, c'è la selva oscura famosa, una collezione che sta ricevendo il plauso tutte le persone che la vedono, dai bambini che non hanno mai sentito parlare della Divina Commedia ai più esimi dantisti, dicono mamma mia, quindi venite a vederla. Io non sono di Napoli, però voglio che questa mostra venga vista dai napoletani. Una delle prime iniziative che abbiamo qui al Centro Culturale Museo Divino è stato di mettere in mostra le opere fotografiche di Giorgio Cossu, che è un fotografo che si è specializzato in tradizioni popolari. È riuscito nell'impresa impossibile di raccontare queste opere minuscole, ci fa entrare proprio nelle opere. Il Museo Divino è un centro culturale che è aperto tutti i giorni. Dal 1° di novembre apriamo dalle 10 di mattina a mezzanotte. Facciamo anche spettacoli, laboratori di lettura ad alta voce della Divina Commedia, laboratori teatrali per bambini, per adolescenti, per adulti, su tutti i temi presenti in mostra, perché questo è un museo vivo, perché queste opere sono vive.